Allora, Crialese, un momento positivo, primato in classifica dopo 4 giornate, è presto, ma cosa significa? Ma sinceramente, come hai detto te, è molto presto. Noi dobbiamo pensare a partita dopo partita. Adesso lunedì sera c'è il Perugia e stiamo preparando da mercoledì la partita col Perugia e ci faremo sicuramente trovare pronti per la partita lunedì sera. Perugia, lo possiamo dire Carlo, una partita che ha poco a che vedere con la Serie C per blasone, per qualità delle squadre, per pubblico. Sì, diciamo che per come sì. È una partita che ha poco da vedere con la B, però in questo, cioè con la C, però in questo momento la partita è una partita di Serie C. Io ho giocato anche a Perugia, dove siamo riusciti a vincere un campionato, quindi è la prima volta che rigioco contro il Perugia, quindi sono anche contento. Cioè, è la prima volta che li riaffronto, Allora approfitto, quindi Carlo, sono anche contento. approfitto, come si vince un campionato? No, non lo so. Se lo sapevo non stavo qua, però sicuramente con il lavoro, sicuramente con il lavoro e con quello che stiamo facendo. E il mister è uno che lavora molto in campo, che ci dà delle idee. Stiamo bene fisicamente, penso che si vede. Dobbiamo, penso, continuare così a lavorare in campo e a sfruttare tutto quello che ci capita la domenica al nostro favore. Chi era l'allenatore quando hai vinto il campionato a Perugia? Caserta. Con Caserta, differenze tra quel Perugia che ha vinto e questo Pescara di Baldini all'inizio, dopo un mese. Ma lì eravamo partiti malissimo, quindi l'unica differenza che vedo era quella. Poi anche lì era un bel gruppo, il mister lavora anche molto in campo, solo che lì eravamo partiti non benissimo. L'unica differenza è quella. Poi qui in questo momento stiamo andando bene, stiamo lavorando bene, dobbiamo continuare così. Ti chiedo due cose prima di chiudere. Ti piace il ruolo di equilibratore di questa squadra? Perché da quando sei entrato in campo tu sei stato molto più equilibrato. Ma non penso che da quando sono entrato in campo io, nel senso, però con l'andare degli anni magari un po' più di esperienza magari riesci a capire quando devi, quando non devi andare, quando magari puoi fare una cosa per la squadra e anche magari rimanere dietro in certi momenti, sicuramente non è merito mio, però è merito di tutta la squadra, anche perché stiamo andando bene, penso sia merito di tutta la squadra. Chiudo così, Carlo Crialese, professore terzino, quando Carlo Crialese era piccolino, chi era il suo idolo in quel ruolo? Ma guarda, il mio idolo è sempre stato un po' Kolarov. Ti dico la verità, anche se io sono tifoso della Roma, giocavo alla Lazio, però poi è venuto pure alla Roma, però è sempre stato lui, mi sono sempre un po' ispirato a lui. Ah, dispiaciuto per te, Rossi. Sì.